quando è così, adesso si può criticare l'allenatore, perché dopo io mi ricordo con Capuano, Eziolino, al quale che noi questa trasmissione si chiama Scienziate, perché lui mi chiamava sempre Scienziato, allora in onore di questo che diceva, diceva a lui che ero Scienziato, no, aveva perso le ultime tre partite, mi pare a Pordenone, insomma aveva perso tre partite, una in casa con l'Albino Leff, mi pare, con l'Albino Leff, insomma tre partite di seguito, e che non hanno permesso alla Sammettese di arrivare magari più avanti, arrivò terza mi pare, non seconda, quindi poteva essere un vantaggio, però i risultati contano, quindi adesso Lauro che ha preso 2 punti su 12, un motivo c'è, adesso come andrà a finire non si sa, però giustamente come ormai dicono tutti non si può giocare con due centrocampisti soli, perché anche la Sammettese ai tempi di Bergamasco giocava con due centrocampisti soli, però c'aveva due ali, Ripa e Basilico, che oltre ad essere pericolosi in attacco, insomma, mantenevano, e c'aveva due polmoni forti a centrocampo, che erano Valana, una volta Odorizzi, una volta Castronaro, no? C'erano centrocampisti, però non era proprio un 4-2-4, insomma, era ma questo però portava anche a vincere in casa e a perdere fuori, insomma, anche per quel motivo lì, e ricordo che io Bergamasco, Pasquale si ricorderà anche, che rimprovero che si faceva è quello che Bergamasco diceva, andando fuori, che volete andare in Serie A, giocavano, diceva queste cose, che invece magari quando andava fuori poteva giocare con una punta in meno, al posto di un'ala metterci Sonetti, avrebbe messo un terzino all'ala per esempio. Diceva di rinforzare la difesa, diceva i difensori, vai sulla stazione, arrivi il primo treno, tu difensore. Sì, sì. Quindi che fanno gol è importante. Bergamaschi è stato un grande allenatore perché riusciva a far dare il massimo ai giocatori, però quando giochi fuori casa, insomma, Ripa e Basilio più che difendere, più di tanto non potevano difendere, quindi se ti attaccavano la squadra avversaria perdevamo tanti punti fuori casa, però magari vincevamo qualche partita, come ricordava Simonato l'altro giorno a Verona, a Genova mi pare pure. Vinceva 2-3 partite in modo eclatante, però quell'altro perdevamo tutto quasi, quindi era uno schema di gioco che adesso però Lauro non può fare perché non già due ali, perché quello è bravo, Battista mi piaceva anche quando giocavo con Porto d'Arco, un bel giocatore, però a difendere non mi pare molto adatto a difendersi, è bravo a tenere la palla, a dribblare, però mi pare che i terzini dalla parte sua hanno sempre un po' trovano fortuna in avanti, perché purtroppo il giocatore ha queste caratteristiche. L'altro, come si chiama? Cardoni dalla parte opposta. Cardoni si è svegliato un po' nelle ultime due partite, però anche lui insomma, non difende. Invece adesso nessuna squadra gioca con due ali pure, diciamo. Quindi succede questo, che quando ti attaccano ti mettono in difficoltà perché le ali non sanno difendere, secondo me questo potrebbe essere un problema, però Lauro penso che se gli si dà la possibilità possa riprendere il cammino, adesso a questo punto ripeto sempre, bisogna vedere qual è il potenziale delle altre squadre dopo il mercato di dicembre.